tanti che non possono essere qui in quest'ora, per invocare l'aiuto del Signore per il prossimo anno e anche per fare un proposito di santità e di consacrazione, diciamo così, del tempo che Dio ci dà. Ecco, vogliamo chiedere al Signore che ci aiuti in questo, vogliamo anche impegnarci perché questo anno che cominciamo sia davvero il più santo della nostra vita. Ecco, vi faccio un ringraziamento già da adesso e un complimento per essere qua, diciamo, perché capisco che diciamo non è tanto facile, diciamo, specialmente per qualcuno prendere questo tempo per la preghiera durante questo periodo. Ecco, e oltre a questo poi faremo una preghiera per il prossimo pellegrinaggio che faremo a Palermo. O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Ecco, ripeteremo ogni tanto questa preghiera nuova che si ispira alla festa di ieri di Maria Madre di Dio che avete sul foglio. Santa Madre di Dio, guidaci alla santità e ottienici Santa Madre di Dio, guidaci alla santità. Santa Madre di Dio, guidaci alla santità. Ecco, meditiamo questa parola della Scrittura che si trova nella prima lettera ai Tessalonicesi. Questa è la volontà di Dio nei vostri riguardi, che diventiate santi, che diventiate santi. Cosa vuol dire? Questo vuol dire che c'è un disegno di Dio che ci spinge verso la pienezza della vita. E questa chiamata ha molto a che fare col tempo, il tempo che Dio ci dà nel suo disegno. E perché possiamo crescere nell'amore e nella carità verso Lui, verso il prossimo, e andare verso una pienezza di vita, verso la pienezza di vita, quella pienezza di vita che Dio sogna per noi, desidera da noi, una pienezza di felicità, ma anche di bene da fare per gli altri. Ecco, ringraziamo il Signore che ci dà questa grande chiamata in un mondo che tante volte proprio dimentico di Dio. Sentivo oggi una persona che mi diceva proprio questo, che tante persone anche vicine a noi nella famiglia, anche questi giorni quasi vivono come se Dio non ci fosse, non sentono il bisogno di Dio e fanno fatica a partecipare anche alla vita della Chiesa, ai riti, eccetera. Ecco, quindi noi siamo fortunati perché in questo mondo abbiamo conservato la fede e sentiamo anche questa chiamata alla santità. Ecco, ci affidiamo alla Madonna perché ci aiuti in questo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo. Regina della pace, dal foglietto, Santa Madre di Dio, guidaci alla santità. Santa Madre di Dio, guidaci alla santità. Santa Madre di Dio, guidaci alla santità. Ecco, come facciamo a camminare verso la santità? Meglio ancora a fare di quest'anno, che stiamo cominciando, l'anno più santo della nostra vita. Come facciamo? Sviluppando una grande docilità allo Spirito Santo. In questo cammino non siamo soli, non ci abbiamo solo dei sacerdoti, la Chiesa, dei fratelli di fede che ci aiutano, ci abbiamo lo Spirito Santo, lo Spirito Santo, lo Spirito Santo. E meditiamo adesso una parola di Gesù su questo Spirito Santo, molto importante, presa dal Vangelo di Giovanni. Il giorno dopo Giovanni, vedendo Gesù che veniva verso di lui, disse: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. E lui è colui di cui io dissi: dopo di me viene un uomo che mi è passato avanti perché era prima di me. Io non lo conoscevo, ma chi mi ha inviato a battezzare con l'acqua mi ha detto: colui sul quale vedrai scendere e rimanere lo Spirito è colui che battezza nello Spirito Santo. Ecco, qui noi vediamo due battesimi diversi.
Uno è quello di Giovanni, ed è detto battesimo con l'acqua. Io vi battezzo con l'acqua. La parola battesimo dal greco significa lavare. Io vi lavo e vi purifico con l'acqua. La gente andava da Giovanni in spirito di penitenza, sentiva il bisogno di essere purificata. Lui li immergeva nel Giordano facendo una preghiera spontanea e così erano battezzati. Però quando gli domandano se lui era veramente il Messia oppure Elia, eccetera, lui dice no, non sono Cristo, non sono Elia, eccetera. Allora perché battezzi? E lui dice io vi battezzo con l'acqua, però viene dopo di me uno invece che battezzerà con lo Spirito Santo, vi laverà con lo Spirito Santo. Qui si vede la differenza grande che c'è tra la religione dell'Antico Testamento e la religione portata da Gesù, la nuova alleanza. Quella dell'Antico Testamento è come un battesimo con l'acqua che manifesta il desiderio di salvezza, di purificazione, ma non riesce a realizzarlo. Rimane all'esterno dell'uomo come una invocazione. Invece quando arriva Gesù, lui veramente battezza dando lo Spirito Santo, col fuoco dello Spirito Santo, che è uno spirito che Dio ci dà dentro di noi, che agisce dentro di noi, che ci fa capire le cose di Dio, specialmente il suo mistero d'amore verso di noi, e ci rende capaci di amare, rendendo bella la nostra vita, purificandola, liberandola dal male. Ecco allora che la nostra strada per quest'anno in modo speciale è una grande docilità allo Spirito Santo, una grande amicizia con Lui, una grande invocazione. Se voi vi siete accorti, nella scuola di preghiera noi spesso in vario modo abbiamo invocato lo Spirito Santo. Adesso dobbiamo fare un salto, non solo invocarlo ma ascoltarlo, essere docili a Lui e accorgerci delle grazie nuove che Lui ci dà, perché questo Spirito è creatore, ama creare dal nulla, fa cose nuove, quindi si oppone a quella idea che a volte ci viene che non c'è niente da fare, che tutto è come prima, tanto sono così, le cose non cambiano. Questa idea, come si dice, contrasta con l'opera dello Spirito Santo che è creatore, che ama fare cose nuove e crea anche dal nulla. Quindi una grande speranza di questa novità di vita verso cui siamo incamminati. Adesso diremo una posta di rosario e poi faremo un bellissimo canto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, come il cielo tutte le anime. Regina della pace, Santa Maria, Santa Madre di Dio, guidaci alla santità. Santa Madre di Dio, guidaci alla santità. Santa Madre di Dio, guidaci alla santità. Ecco, c'è un canto molto bello, lo Spirito Santo, che riproduce un po' l'idea guida del passo che abbiamo letto, cioè che il Signore ci battezza con lo Spirito Santo, col fuoco, con l'amore che viene da Dio. E quindi vi invito a preparare questo canto 6, 7, 8. Manda il fuoco, 6, 7, 8, lo faremo però davanti a Gesù appena abbiamo fatto l'esposizione.